Ci troviamo sulla discesa che da Piazza delle Grazie ad Augusta porta sul questa strada che non ha nemmeno un nome, che si collega poi con il ponte Federico II, il cavalcavia che attraversa il Golfo Sifonio. Ma perché siamo qui? Perché ci hanno segnalato questo dislivello qui, vediamo se riusciamo a inquadrare bene, che è dannoso per le automobili. Quando le automobili scendono qui, soprattutto le automobili basse, corrono il rischio di rovinare le parti che toccano terra. Adesso non parliamo di quali parti meccaniche dell'automobile, certo è che qui, così come hanno appunto segnalato diverse persone, hanno avuto danni o comunque rischio di danni. Ora, noi non pensiamo che sia oneroso eliminare questo dislivello, bisognerebbe semplicemente asfaltare meglio di come è stato asfaltato e controllare i lavori mentre si asfalta. A questo punto ci domandiamo, ma è possibile che questa area, che è un'area bellissima, continui a essere una discarica? Guardate qui, siamo già venuti a testimoniare il degrado di quest'area, ma è concepibile che in un'area che è qui nel centro storico di Augusta debba essere in queste condizioni? Ma gli operatori ecologici, una volta si chiamavano Spazzini, poi nei Turbini, cioè gli operatori della Pastorino, perché lasciano queste cose così? È vero, c'è l'inciviltà dei cittadini, non c'è alcun dubbio su questo, ma è anche vero che qui viene fatta la raccolta dei rifiuti e però questi sacchi dell'immondizia non vengono raccolti. Così non parliamo anche della discarica che c'è a sinistra, di questa enorme discarica all'aria aperta, qui si vede, no? Adesso forse meno, ma in ogni caso c'è una situazione di degrado quando occorrerebbe semplicemente un minimo di buonsenso e un minimo di educazione. E se l'educazione non c'è perché non viene insegnata, allora la si può insegnare con la repressione, con le multe, quando è il caso. Per ora ci fermiamo qui nella speranza che chi sovrintende a queste operazioni possa eliminare questo sconcio.